Può partire il ripristino di Via Gazzo a Leivi. Affidati i lavori alla Eco Grid di Borghetto Santo Spirito, inizieranno a novembre. A disposizione un finanziamento regionale di 1.400.000 euro. Orero verso le elezioni amministrative. La lista numero uno è Vivere Orero, che sostiene il sindaco uscente Giacomo Mino Gnecco. Le priorità: portare a compimento le opere avviate nel suo mandato. Vaccino antinfluenzale. ASL 4 ha acquistato quasi 50.000 dosi, il doppio rispetto agli anni pre-Covid. Quest'anno in campo anche le farmacie e a turno gli hub vaccinali di Rapallo, Sestri e Chiavari. Aperto dal Vescovo il corso di formazione per insegnanti proposto dall'Ufficio Scuola della Diocesi di Chiavari. Monsignor De Vasini ha indicato 3 atteggiamenti da assumere: l'ascolto, la ricerca e la proposta. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro telegiornale. A distanza di 7 anni può finalmente partire l'intervento di ripristino di Via Gazzo a Leivi, l'area colpita duramente dall'alluvione del 2014 e dove persero la vita i coniugi Armenise. In queste ore è stata affidata la gara d'appalto, vinta da una ditta di Borghetto Santo Spirito. Cantieri al via a novembre. Ce ne parla Andrea Capitani. Sarà la Eco Grid, azienda di Borghetto Santo Spirito nel Savonese, grazie ad un finanziamento regionale di 1.372.000 euro, ad effettuare i lavori di ripristino di Via Gazzo a Leivi. A 7 anni di distanza da quella notte del 2014, quando un intero versante crollò a valle in più punti, travolgendo tutto, compresa la casa dei coniugi Armenise che qui persero la vita, inizieranno i lavori per riaprire la strada e mettere in sicurezza l'area nella quale ancora oggi, in caso di allerta rossa, alcune abitazioni devono essere evacuate. Da quell'11 novembre, a parte la parziale messa in sicurezza dei versanti, tutto è rimasto sostanzialmente uguale. La strada fino alla riapertura del ponte di Carasco, utilizzata anche in modo massiccio, coperta da uno strato di detriti alto anche più di 1 metro, e le case presenti sui versanti, tra Buggico e Sedaschi, a rischio frana ad ogni allerta meteo. Adesso per la messa in sicurezza di tutta l'area potrà essere speso il finanziamento che la Regione aveva messo a disposizione dal 2017. In queste ore è stato affidato l'appalto. 19 le società che hanno partecipato alla gara, vinta dall'azienda savonese, premiata per aver saputo apportare molte migliorie al progetto iniziale. La partenza dei lavori è attesa per metà novembre, dovrebbero durare 3 mesi. Alla fine l'area avrà un nuovo impianto di illuminazione a LED e sarà realizzata anche un'area verde per bambini e famiglie. Un intervento che non si limiterà al semplice ripristino della viabilità e delle aree circostanti e alla migliore canalizzazione delle acque. Particolare attenzione sarà riservata infatti al monitoraggio in tempo reale dello stato dei versanti. Alle reti che verranno installate a monte saranno associati dei sensori che si attiveranno in caso di movimenti sospetti. La loro gestione sarà affidata ad una centrale di controllo che avviserà immediatamente la Protezione Civile Comunale e gli abitanti della zona. Un intervento alla riapertura di Via Gazzo che, in caso di chiusura del cosiddetto Ponte Azzurro, poi scongiurerebbe anche l'isolamento delle due frazioni, quella di Buggico, che si trova in comune di Leivi, e quella di Loreto, in comune di Carasco. La società infine ha assicurato che per tutta la durata dei lavori sarà sempre garantito l'accesso alle abitazioni e ai pozzi dell'acquedotto che si trovano a valle della strada. Soddisfazione per l'avvio dell'intervento da parte del sindaco di Leivi, Vittorio Centanaro. Abbiamo dovuto superare diversi ostacoli per arrivare fino a qui, tra i quali anche le modifiche in corso d'opera ai piani di bacino. Non è stato facile, ma era una cosa che dovevamo fare e ci siamo riusciti. Cambiamo tema, si avvicinano le elezioni amministrative di ottobre. Oggi Telepace inizia la rassegna dei candidati a sindaco del territorio. Partiamo con la Val Fontana Buona. A Orero ci sono 2 candidati alla poltrona di sindaco. La lista numero 1, Vivere Orero, sostiene il sindaco uscente Giacomo Mino Gnecco. Vediamo. Il candidato a sindaco numero 1 sulla scheda elettorale del comune di Orero è Giacomo Mino Gnecco. Nato a Orero il 1 aprile 1940, ha conseguito il diploma di ragioneria e ha svolto attività come capo area vendite per una ditta alimentare. Attualmente è in pensione. Nel tempo libero si dedica alla caccia. È sposato e dal 2011 è sindaco di Orero. Alle amministrative 2021 si propone per il terzo mandato, sostenuto dalla lista civica Vivere Orero. Perché ha deciso di ricandidarsi? Prima cosa, mi è stato chiesto da una parte di cittadini. Seconda cosa, devo portare avanti dei lavori che sono stati iniziati e diciamo che devo farlo perché mi sento di farlo per i cittadini. Tipo Costa di Soglio,
che è un borgo abbandonato, che c'è una vista meravigliosa, che si vede il mare e tutta la Fontana Buona. Abbiamo fatto un bando con la Regione e speriamo che venga accolto. Terza cosa, non si riesce più a trovare un sindaco. Oggi fare il sindaco, diciamo che non è facile trovare persone. E perciò saranno i cittadini a decidere in base a quello che abbiamo fatto precedente, l'amministrazione attuale, e se sarà da considerare positiva o negativa. Io non chiedo il voto, sicuramente passeremo a salutare tutti i cittadini dicendo siamo qua, vedete cosa volete fare. Grazie. Sanità, la ASL 4 si prepara alla campagna antinfluenzale, già acquistate le dosi del vaccino che sarà inoculato tra una decina di giorni. Si potrà fare quest'anno anche in farmacia. È attesa nelle prossime ore la pubblicazione delle linee guida di ALISA, il servizio. ASL 4 ha acquistato quasi 50.000 dosi di vaccino antinfluenzale, il doppio rispetto agli anni pre-Covid, quando a disposizione c'erano all'incirca tra le 23 e le 25.000 dosi. L'azienda sanitaria cerca di farsi trovare preparata all'inizio della campagna, che partirà ovunque il 4 di ottobre. Ricordo che abbiamo una popolazione vaccinabile, in questo caso di circa 130-140.000 persone. Quindi un buon terzo della popolazione che non ha mai raggiunto questi numeri, anche se noi confidiamo di avere questo tipo di risposta. Lo confidiamo perché la protezione dall'influenza, dalla sindrome influenzale, certamente non solo garantisce minore morbilità, ma anche maggiore disponibilità lavorativa, alla vita sociale, e di questi tempi, con la ripresa che stiamo vivendo dal post-Covid, certamente questo è una cosa auspicata. Quest'anno, oltre agli ambulatori della ASL e ai medici di famiglia, potranno somministrare il vaccino antinfluenzale anche le farmacie. Federpharma sta raccogliendo le adesioni, per il momento però si attendono le indicazioni di Regione e ALISA. Ancora non è chiaro, ad esempio, se la somministrazione dovrà avvenire in spazi adeguati o particolari, cosa che potrebbe portare all'esclusione di alcune strutture. ASL 4, a sua volta, sta predisponendo spazi e orari. Per quanto ci riguarda, noi mettiamo a disposizione un giorno alla settimana uno dei tre poli dei nostri centri vaccinali, dove in quel giorno non si faranno vaccinazioni anti-Covid, ma si faranno vaccinazioni antinfluenzali. Quindi non mischieremo i due percorsi, ma dedicheremo una mattinata all'interno dell'hub di Rapallo, una all'interno dell'hub di Sestri Levante e una all'Auditorio San Francesco di Chiavari per ottenere le vaccinazioni antinfluenzali. E questa mattina in Liguria è iniziata la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid, in particolar modo ai pazienti che presentano patologie o terapie particolari. Si è partiti dall'ospedale Galliera di Genova e dall'ospedale Colletta di Arenzano. In tutta la nostra regione riceveranno la terza dose circa 35.000 persone che rientrano nelle categorie a rischio, appunto, indicate nelle circolari ministeriali. Per tutti loro, a partire dalle 23 di questa sera, sarà possibile prenotare la terza dose sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it, da domattina anche attraverso i consueti canali, quindi le farmacie con servizio CUP, il numero verde e gli sportelli CUP della ASL e degli ospedali. Il consiglio è quello comunque di rivolgersi al proprio specialista che segue il percorso clinico per valutare le tempistiche migliori per la vaccinazione in base alla propria patologia o alle terapie in corso. Cambiamo argomento, veniamo in diocesi. Anche quest'anno l'ufficio scuola diocesano propone un percorso di formazione rivolto agli insegnanti. Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza e a distanza per un totale di 5 incontri, a cui seguiranno 10 ore di laboratorio che si svolgeranno tra gennaio e maggio del 2022. Il primo appuntamento è stato con il Vescovo. Vediamo. Illuminami e sarò luce, liberami e sarò cammino. Su questo tema l'ufficio scuola della diocesi di Chiavari offre un percorso di formazione rivolto agli insegnanti di religione. È inaugurato nel salone parrocchiale di Ribassa a Chiavari dal vescovo Giampio De Vasini.
Il Vescovo ha indicato nel suo breve messaggio di saluto tre azioni importanti da compiere: ascolto, ricerca, proposta. Ascoltare tutti, ricercare per leggere alla luce dello Spirito quanto si è ascoltato, proporre percorsi possibili per annunciare oggi Gesù agli uomini e alle donne, un compito che quest'anno sembra essere agevolato dal ritorno in aula degli alunni. A distanza la possibilità di ascoltare, di soffermarsi sulle difficoltà anche loro, veniva un po' meno. Invece in presenza i tempi sono più rilassati, sono più tranquilli e quindi ciascun studente riesce a esprimersi al meglio anche per quanto lo riguarda personalmente. In un tempo ancora segnato da incertezza e precarietà, l'impronta che si intende dare al cammino quotidiano è quella di ridare speranza. La speranza per gli alunni di poter iniziare appunto un nuovo anno all'insegna proprio del non solo dell'apprendere, ma del ritornare un po' a quelle relazioni, a quei rapporti di amicizia in classe che per loro era un po' un bisogno proprio forte che avevano dentro. Il corso si sviluppa attraverso lezioni frontali con dialogo, attività di laboratorio, visite culturali sul territorio. L'obiettivo è che l'esperienza religiosa si trasformi in competenze di umanità piena e di cittadinanza realizzata. Uno spazio dove loro possono, ecco, intanto fare delle domande, quindi stare nella domanda, che credo siano da ascoltare, come diceva Mattia. La bellezza dell'ora di religione è appunto la possibilità di essere aperta a tutti. Ci sono ragazzi di varie religioni, di varie storie con varie storie personali, che incontrandosi arricchiscono la lezione e si arricchiscono a vicenda. Oggi 23 settembre la Chiesa fa memoria di San Pio da Pietrelcina. Alle 17 nella parrocchia di San Michele di Pagana, Rapallo, sarà esposta alla venerazione una reliquia del santo. Ci sarà un tempo per confessarsi e poi alle 18 sarà benedetta la nuova statua di Padre Pio, impartita dal Vescovo De Vasini, che alle 18.30 presiederà la Santa Messa. Domani sera invece sarà presente Padre Luciano Lotti, segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Dopo la messa delle 18.30, in serata alle 21, terrà una conferenza dal titolo «Seguite la strada nella quale Dio vi ha posti». Cambiamo argomento. Calato il sipario sui 230 anni della Società Economica di Chiavari, prosegue negli spazi espositivi di via Ravaschieri la mostra dedicata al premio Turio Coppello. Intanto sono terminati gli appuntamenti per i 230 anni. Tra gli incontri serali più seguiti, quello con lo youtuber Roberto Mercadini. Sentiamo. Racconto. Siete penetrati? È sulla bellezza delle parole che si è concentrato il monologo di Roberto Mercadini, scrittore, autore teatrale, narratore e noto youtuber. L'artista di Cesenatico gioca con le parole, le usa per raccontare storie. Nel giardino della Società Economica, in occasione dei 230 anni dell'ente chiavarese, Mercadini ha affrontato il tema storie che parlano del parlarsi. La vera Torre di Babele, che non esiste, è una torre non materiale, forse più metaforica, ma esiste ed è il linguaggio. Il linguaggio è il simbolo di tutti noi. Ma un amante della poesia, della comunicazione, poliedrico e provocante, cosa pensa del peso della parola nella società di oggi? La parola sta subendo una trasformazione strana, perché con i social noi siamo abituati a scrivere con la stessa noncuranza, rapidità e fretta con cui si parla. Mentre invece almeno la parola scritta dovrebbe avere quella cura, quella densità di senso che non sempre si può avere parlando, e il teatro è l'opposto, perché si tenta di pronunciare parole che abbiano lo stesso peso, la stessa accuratezza, la stessa sapienza della parola scritta. Quindi il teatro è il contrario dei social, anche se io uso i social per diffondere la mia attività teatrale, qui non ero mai venuto, eppure era strapieno, quindi è uno strumento utile se usato bene. Invitato dai giovani della Nassa, Mercadini è rimasto affascinato dalla densità storica della Società Economica, con le sue statue, i quadri e la biblioteca, un luogo ideale dove fare teatro. Il teatro è bello farlo per me in due luoghi. Uno sono i teatri storici, cioè la teatrale italiana, e gli altri quei luoghi che non sono prettamente teatrali, ma sono talmente densi di storia e di cultura che accolgono la parola teatrale come, e a volte quasi meglio dei teatri. Ci crea qualcosa di magico, di imprevisto.
Un mese fa scompariva improvvisamente il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, a 50 anni. Di Capua a inizio anno aveva incontrato lo scultore e artista Vitaliano Marchetto, con il quale aveva concordato di realizzare un progetto per la città che fosse originale d'impatto, posizionando cioè diverse creazioni artistiche, tra cui la testa di un comandante, dei guerrieri, nei principali luoghi di interesse di Chiavari. Purtroppo per il sindaco non è stato possibile vedere realizzata quest'idea, ma l'artista ha voluto comunque rendergli omaggio e da ieri pomeriggio davanti a Palazzo Bianco, come vedete in questa foto, è stata collocata la statua intitolata proprio Il Comandante, una scultura in ferro e cemento alta 4 metri che resterà esposta per una settimana. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli altri aggiornamenti. Avvenire titola: guardava la messa rapito dai talebani, il racconto di una famiglia cattolica afghana rifugiata in Italia e ieri accolta dal Papa, 14 cristiani salvati da un volo militare, catena di solidarietà tra Kabul, Roma e Bergamo. E poi il modello serafico, la cura e la ricerca e 150 anni di vita dell'Istituto di Assisi, una vera e propria eccellenza. Vaccini, alleanza tra Stati Uniti e Unione Europea, aumentano le donazioni, Biden e Draghi spingono l'iniziativa ma non si va oltre gli aiuti, brevetti invece non toccati. L'inchiesta, immunizzare i ragazzi, una guida, Remuzzi più tamponi e meno DAD, meno didattica a distanza. Bologna, roccaforte del PD ma non tutto funziona, elezioni comunali anche qua a Bologna tra 10 giorni e poi ancora la classifica internet, la Cina è quella che censura di più. Andiamo invece adesso al secolo XIX, certificati facili antivaccinazione, ora a Genova indaga la procura, il presidente dell'ordine dei medici dice sono fatti gravi e da ottobre test salivari in 13 scuole sentinella è pronto l'elenco e terza dose da oggi le prenotazioni per gli ultra fragili. Green Pass sia il decreto ma senza metà dei leghisti presenti in aula, muore di parto a 27 anni, gravissimo il bambino, Savona tragedia in corsia dopo una gravidanza senza problemi, a morire Marika Galizia di 27 anni. E poi c'è una notizia di sport che prende metà prima pagina del secolo ed è il cambio di mano della proprietà della società del Genoa, ieri le firme, l'annuncio ufficiale atteso per oggi, dopo 18 anni finisce l'era di Joker solo al comando, cioè Preziosi, il re dei giochi italiani, il Genoa agli americani, Preziosi resta in società, i piani del fondo 777 Partners, puntare su marchio, stadio e vivaio, l'obbligo di rispettare la storia, all'analisi di Mauro Casaccia che sottolinea che furono gli inglesi a fondare il Genoa 128 anni fa, Galliani, amico fraterno di Preziosi, dice giusto così, il mondo è cambiato, ma sono stati anni belli. E poi Savona, forum con i 5 candidati, battaglia su traffico e servizi, Savona che va anche lei al voto tra 10 giorni, i problemi sono chiari, la sfida resta invece incerta. E poi secolo XIX, nelle pagine del Levante, scuola da vaccinare quasi 300 operatori e 4.000 studenti, nessun sospeso tra insegnanti, impiegati e bidelli, 3 classi in quarantena, sabato via alle somministrazioni delle terze dosi a Chiavari, Rapallo e Sestre per gli ultra fragili. E poi a Chiavari, un mese dalla scomparsa del primo cittadino, si avvicinano anche le elezioni amministrative del 2022, l'eredità di Capua in mano a una donna, Avanti Chiavari ricorda il sindaco e cambia il simbolo e il nome, si chiamerà Di Capua Avanti Chiavari, apre alla moglie Michela, ma c'è anche in pole position Alessandra Ferrara. Gli ultimi aggiornamenti dalla redazione, dove è pronto Andrea Capitani, a te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Parliamo di scuola perché sono aperte in queste ore all'Istituto Liceti di Rapallo le iscrizioni ai corsi serali gratuiti per il riconoscimento dei diplomi tecnico, l'indirizzo è quello economico, sistemi informativi aziendali e professionale con l'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, ovvero l'ex elettronico. Il percorso sarà flessibile e personalizzato con riconoscimento dei crediti già acquisiti. I corsi inizieranno il 4 di ottobre, le lezioni si svolgeranno in presenza dal lunedì
lunedì al venerdì dalle 17 alle 21.30. Le iscrizioni dunque si ricevono fino al 15 di ottobre, l'orario dalle 9.30 alle 13.30, tutti i giorni da lunedì al venerdì presentandosi proprio alla scuola. Ci si può iscrivere anche online attraverso il sito www.iisslicceti.it e per informazioni si può inviare una mail all'indirizzo serale@liceti.it oppure contattando il numero 0185-63936. È tutto, a te la linea. Una notizia di sport: il Tigullio sarà nuovamente capitale della scherma con un doppio evento che si terrà sabato e domenica al Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne a Chiavari. Saranno presenti circa 150 atleti provenienti da tutta la Liguria. Sabato mattina la gara di scherma prima prova per la qualifica regionale di spada assoluta maschile e femminile, poi domenica la seconda prova regionale di spada sia maschile sia femminile. È il primo evento sportivo organizzato dalla Chiavari Scherma che riporta un po' di normalità naturalmente dopo il periodo più critico della pandemia che ha colpito tutto il mondo dello sport. Prima di lasciarci, vediamo la scheda degli appuntamenti con tutti gli eventi in programma per oggi. Appuntamenti in agenda per giovedì 23 settembre. Secondo Open Day di pallavolo a cura dell'AMI Sadmo al Parco Tigullio di Lavagna. Dalle 17 alle 18.30 ci sarà la possibilità di provare a giocare a questo sport. Alle 21 nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari, concerto dedicato al sindaco Marco Di Capua ad un mese dalla sua scomparsa. Si esibiscono il trombettista Nicola Martelli dell'orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica alla Scala e l'organista Daniele Dori, titolare dell'organo della Cattedrale di Firenze. Sono gli stessi musicisti che la sera del 23 agosto avrebbero dovuto chiudere la 23esima edizione del Festival Organistico Internazionale Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria. Alle 21.15 nell'oratorio dei disciplinanti di Moneglia, concerto del trio Entre che proporrà invece un programma dedicato al ragtime con trascrizioni originali per tromba, trombone e pianoforte. Si esibiranno Alberto Bardelloni, Giancarlo Roberto e Oscar Del Barba. Watercolor Inspiration, la mostra internazionale di acquarello Italia-Galles, resta allestita a Chiavari nella sala della Torre Civica e anche al pomeriggio nelle sale di Palazzo Rocca. Il giovedì l'orario è dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Bene, è tutto per questa edizione del Telegiornale. Ci ritroviamo questa sera alle 19.15. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.